I volontari della sezione Avis di Pianello non si sono mai fermati. Anche durante i mesi della pandemia hanno contribuito a donare sangue, salvando vite umane. Per preservare questa preziosa realtà, l'amministrazione comunale ha deciso di ristrutturare i locali della sede di Via Roma, rendendola più moderna, a norma e funzionale. In cambio, i volontari hanno organizzato una grande festa che ha coinvolto i soci donatori, tanti pianellesi e amici di tutte le sezioni valtidonesi, di cui quella di Pianello è una delle più attive. Una sezione che, come dicevo, è stata costituita su volontà proprio dei cittadini di Pianello nel 1977 e si è fortificata con l'unione a Trevozzo nel 2013. Possiamo essere orgogliosi di vantare una sede, un caposaldo nella nostra provincia e soprattutto nella valle perché è l'unico punto di prelievo dell'Avis. Quanti donatori ha la sezione di Pianello? La sezione di Pianello vanta circa 200 donatori. Tra Pianello, comunque, equamente distinti tra ragazze di Pianello e persone di Trevozzo. Un'attenzione particolare la sezione Avis di Pianello la dedica ai giovani. È una spinta, proprio un obiettivo, quello di questa sezione, di cercare sempre di più di coinvolgere le nuove leve, anche queste manifestazioni e tutte le altre manifestazioni, dai giochi per le scuole alla collaborazione nei progetti scolastici, per cercare di formare le nuove donazioni a questa volontà del dono. Il prossimo impegno, vabbè, sicuramente riprenderemo quelle che sono le abitudini e le tradizioni che ci hanno sempre visto occupati a Natale, durante le festività natalizie, soprattutto alla vigilia, con i chiostri e i gazebi per festeggiare in piazza. E sicuramente, come dicevo, anche il frutto di queste iniziative, di queste serate, che deve essere proprio una serata, una festa dei nostri donatori, infatti vissuta al centro del paese, per coinvolgerle e per riuscire comunque a creare altre cose da reinvestire localmente. I circa 200 donatori di Pianello e Trevozzo nei primi 9 mesi di quest'anno hanno totalizzato 180 donazioni rispetto alle 250.000 che ogni anno vengono effettuate in tutta la regione Emilia-Romagna.